Grande successo per la cerimonia alle Fonti Awards Diritto Penale, svoltasi lo scorso venerdì 25 maggio 2018 a Palazzo Mezzanotte, nella splendida cornice di Borsa Italiana, con il patrocinio di Commissione Europea. La serata dedicata interamente ai penalisti, i principi del foro. Tra i momenti clou, la standing ovation per Angelo Giarda, dello studio legale Giarda, che nella commozione generale ha ricevuto il premio alla carriera. Boutique di eccellenza diritto penale commerciale, il premio viene assegnato allo studio legale Servetto Peira Pavarini per l'importante contributo dato all'attività giuridica attraverso un team di professionisti che mostrano passione, innovatività e altissima qualità nel lavoro svolto, coniugate ad elevate competenze nei vari settori del diritto, con particolare specializzazione nel diritto penale e commerciale. Ed ecco qua il team legale dell'anno, boutique di eccellenza, diritto penale commerciale. Sulle note dei Pirati dei Caraibi, che è sempre perfetta, è sempre perfetta. Ma che bel sorriso! Oh, complimenti! Siamo in compagnia dell'avvocato Tommaso Servetto, dello studio legale Servetto Peira Pavarini e Associati. Buonasera avvocato e Buonasera. benvenuto. E lo studio si è aggiudicato il riconoscimento come team legale dell'anno, boutique di eccellenza, diritto penale commerciale. Si vuole prima di tutto commentare questo riconoscimento? È un riconoscimento che dà una grandissima soddisfazione, perché è riconosciuto da una giuria di tecnici e quindi di competenti, composta da giuristi, imprenditori, addetti ai lavori. Il riconoscimento, sicuramente premia un'attività lavorativa, direi ultra trentennale. Quest'anno il nostro studio festeggia i 30 anni di associazione professionale e mi sembra che il riconoscimento indubbiamente ci riempie di orgoglio. Bene, le chiedo poi, a suo avviso, come si può tutelare un'impresa tra tasse, insomma, il dedalo normativo, insomma, di norme che risultano spesso anche contraddittorie tra di loro? Ma come si può tutelare? Bisogna che essenzialmente sia l'impresa che si tuteli da sé affidandosi a uno studio, che sia uno studio multidisciplinare come è quello nostro, che sia in grado di gestire l'impresa in tutti i profili del diritto, quindi sia sotto il profilo penale, sotto il profilo civile, sotto il profilo amministrativo, sotto il profilo tributario. Noi abbiamo dei consulenti esterni in queste ultime due materie. Siamo in grado di assistere l'imprenditore, diciamo a 360 gradi. È assolutamente necessario perché quello che è di estremamente negativo è quando l'imprenditore, per gestire pratiche diverse, si affida a studi diversi, si versa assolutamente nella situazione in cui si può dire che la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra, e indubbiamente si rischiano combinare guai. È assolutamente necessaria una visione complessiva delle problematiche dell'impresa. Bene, le chiedo infine, secondo la sua esperienza, insomma, quali sono gli elementi necessari per costruire un team vincente nel campo del diritto penale commerciale? Ma non c'è una ricetta, io posso riferire quella che è la mia esperienza, e cioè abbiamo cominciato in due, io e l'avvocato Peira, ci ritroviamo in nove associati. Con orgoglio dico che tutti gli associati hanno cominciato da noi come praticanti avvocati, oggi sono avvocati più che affermati, si studia insieme, si studia per 30 anni.
e con impegno, dedizione e, come dicono gli spagnoli, mettendoci anche un po' di garra.